Ciao ragazzi, allora voglio portarvi questo video senza tagli, senza nulla, ne farò giusto due o tre se capita, per parlarvi di un discorso abbastanza serio. Come avete visto ieri nell'Instagram Stories, ho detto che volevo parlarvi, che devo parlarvi, e infatti oggi sono qui per parlarvi di una cosa. Qualche giorno fa stavo rileggendo alcuni commenti sotto dei miei video abbastanza recenti di persone che mi dicevano: Sivi, sei cambiata, Sivi non sei più la stessa, rivoglio la Sivi di 3 anni fa. Allora, partiamo dal presupposto che molte persone non hanno accettato questo mio cambiamento di look. Ad esempio, il fatto che mi metto il cappello nei video, il fatto che mi sono fatta un piercing e il fatto che mi sono lisciata i capelli. Io non credo che questa sia una cosa su cui voi possiate veramente dire che io sono cambiata. Perché? Guardate. Eccomi. Questa, ragazzi, è la Sivi che per la prima volta si è lisciata i capelli, fate finta. Eccomi, sono sempre la stessa. Ho cambiato un cartellone? Sono sempre io. Sono sempre la stessa identica Sivi, soltanto che porto un cappellino e un piercing. Fine. Con questo video volevo rispondere appunto a queste domande che mi sono state fatte da queste ragazze, dandogli delle risposte concrete e dettagliate. Partiamo dal presupposto che io credo di essere una persona abbastanza vera. Nel senso, quello che vedete voi nei video è quello che sono io nella realtà. Però c'è soltanto una cosa che forse molti di voi non hanno capito. Su YouTube ognuno di noi, cioè parlo noi tutti quanti gli youtuber, ha un personaggio. Ognuno di noi ha un personaggio. Io, ragazzi, secondo voi, se vedo un ragazzino inciampare e cadere di faccia per terra, vado lì, prendo il telefono e comincio a fare un video dicendo: ragazzi, guardate un po' questo stupido qua che è caduto per terra, madonna quanto idiota. Cioè, secondo voi io faccio così? Io penso proprio di no. Quindi, tutti quanti voi conoscete i nostri personaggi su YouTube, ma non conoscete le persone che in realtà ci sono dietro a questi personaggi. Io mi presento, mi chiamo Silvia Olivier, ho 15 anni, sono di Roma e sono esattamente uguale a te, con l'unica differenza che ho un canale seguito da 400.000 persone. Del resto siamo tutti identici. Io come te ho perso tantissime volte l'autobus per andare a scuola. Io come te, molte volte, per saltare le verifiche, ho fatto finta di stare male e non ci sono andata a scuola. Io come te, ho discusso con amici. Io come te, ho dimenticato il quaderno a casa per una volta che sono andata a scuola. Io come te, esco con i miei amici. Io come te, vivo la vita di una quindicenne. Voi ragazzi non potete nemmeno immaginare quanto sia complicata la vita di una quindicenne youtuber, per il semplice fatto che io non so mai con chi stringere veramente amicizia, perché sono persone che le vedi da lontanissimo che stanno lì pronte a sfruttarti, e invece sono altre persone che tu le vedi tutte carine e poi la prima botta, boom, ti pugnalano nelle spalle e se ne vanno e spariscono dal nulla dopo che ti hanno sfruttato proprio a schifo, prendono e spariscono. Voi non sapete quanto sia difficile la vita per me, essendo un adolescente con un canale YouTube. Voi non sapete quanto sia difficile per me, ragazzi, approcciarmi con chiunque. Anche parlare con una ragazza, capito? Anche parlare con un ragazzo, anche parlare con un amico, qualsiasi cosa, ragazzi, per me è complicato. Io sono continuamente osservata, ascoltata da tutti, quindi devo stare veramente attentissima con chi e dove parlo, di che cosa. Quindi immaginate, ragazzi, quanto io debba farmi complessi nella mia vita per stringere un rapporto di amicizia. Io intanto ho un caratteraccio e lo ammetto, io sono una persona con un carattere veramente orribile, quindi stringere con me amicizia è una cosa abbastanza complicata, perché o mi stai simpatico o non mi stai simpatico, fine. Questo è il punto del discorso. Comunque, tornando a noi, riguardo il fatto che mi sia stato detto che mi sono montata la testa, questa cosa non so perché ma non riesco a mandarla giù. Perché io non so in base a cosa voi in questo momento stiate pensando questo. Voi, quando dico voi, parlo a nome delle persone che hanno pensato questa cosa. Montata la testa perché cosa?
Perché mi sono lisciata dei capelli, mi sono fatto un piercing, mi sono messa un cappellino e non faccio parodia da un mese. Se per te questo è montarsi la testa, va bene. Cioè, va bene veramente. In questo periodo ho portato molti video in collaborazione dei miei amici perché mi sono divertita tantissimo a girarli. Quindi perché non condivido i miei momenti di gioia con voi? Per questo, ragazzi, in questo periodo non ho fatto parodie. Perché io in primis sono quella che si deve divertire guardando il proprio video. Se a me il mio video non fa ridere, io non lo carico. Perché io in primis devo ridere. Quello che non riesco a capire però è le persone che mi dicono che sono cambiata. Io volevo chiedere a queste persone se minimamente mi conoscono. Nessuno, ragazzi, e ripeto, nessuno, a parte i miei amici, sanno chi è Silvia. Tutti voi, dal primo all'ultimo mi state guardando, conoscete Silly Show, conoscete quella cyberbulla che prende in giro i bambini e che fa la stupida sul web. Ma nessuno conosce la Silvia che ha affrontato un bruttissimo periodo, ragazzi, in una situazione familiare veramente brutta. La Silvia che ha passato un periodo di bullismo. E non mi vergogno ad ammetterlo. Io ho passato 3 anni veramente orribili. Ho passato 3 anni veramente orribili che non voglio minimamente ricordare con il bullismo. Io non voglio minimamente ricordarmi quegli anni perché è stato un periodo veramente brutto. Tanto che, ragazzi, io ci sono stati dei mesi in cui non sono andata a scuola perché non volevo vedere nessuno dei miei compagni di classe. Quello che volevo dirvi è che prima di dire queste cose io vi chiederei la cortesia di rifletterci. Perché una persona non cambia per il semplice fatto che si è messa un cappello in testa o si è lisciata i capelli. Una persona cambia negli atteggiamenti, nel modo di parlare, nel modo di stare a contatto con le persone che la seguono. Io, ragazzi, sono stralegata a voi. Io credo di essere la persona più trasparente del mondo, vi rendo partecipi in ogni momento della mia vita. Vi dico cose che nessuno youtuber andrebbe mai a dirvi. Qualsiasi cosa nella mia vita io ve la racconto, perché voi siete la mia seconda famiglia, quindi mi sembra giusto raccontarvi cosa mi succede nella mia vita. E leggere questi commenti mi fa veramente male, mi fa male, perché io ragazzi non sono mai stata quel tipo di persona, ad esempio, che ha usato qualcuno per arrivare dove sono adesso. Io non ho mai sfruttato nessuno, che voi ci credete o meno, non so, ci volete credere, non ci volete. Io, ragazzi, non ho mai fatto la scalatrice sociale con nessuno, anzi, sapete quante volte sono stata sfruttata, ma io stupida, così proprio con le mani sugli occhi, a non guardare queste cose, certi atteggiamenti, io lasciavo perdere, lasciavo correre, e poi me ne sono accorta che queste persone mi stavano sfruttando, però me ne sono accorta troppo tardi, perché queste già mi avevano pugnalato alle spalle. Io, ragazzi, con questo video volevo tanto sapere che cosa voi pensate di me, perché io, ripeto, sono uguale, identica a voi. Ho passato i miei periodi bui, in ambito amicizia, ho passato i miei periodi bui in ambito scuola, ho passato i miei periodi bui in ambito familiare. Comunque ho passato veramente dei brutti periodi che ora, ragazzi, non voglio raccontarvi. Per il semplice fatto che, a parte che è un discorso veramente enorme che ci metterei 3 ore soltanto per spiegarlo, e poi perché non mi va di ricordare quei tempi in cui sono stata veramente male per il fatto del bullismo. Con questo video io non voglio né fare pena né tantomeno far piangere qualcuno, comunque fare la parte della piagnucolona. Semplicemente volevo descrivervi chi è Silvia dietro i video. Molti si chiedono chi è Silvia, qualcuno che la conosce, come è fatta dal vivo, si comporta come nei video. Io ve lo sto spiegando semplicemente in questo momento. Poi io ripeto, tutti questi discorsi che sto facendo, chi li vuole capire, li capisca. Chi non li vuole capire, amen. Io, ragazzi, volevo tanto dirvi questo discorso, volevo tanto parlarvi di questa cosa. Mi sentivo proprio qui di parlarvi di questa cosa perché ho ricevuto dei messaggi dicendomi: ah, Silvi, ti sei montata la testa, ah, Silvi, non ci calcoli più. Quando io sono la prima, ragazzi, che sto sempre connessa su qualsiasi social possibile. Mi sono aperta 3 miliardi di social soltanto per stare più sintonizzata con voi. Vado a fiere che stanno 3 miliardi di chilometri lontani da me. Ho fatto questa cosa di organizzare delle feste di compleanno e venire alle vostre feste di compleanno per il semplice fatto di vederci, per quelli che non hanno la possibilità di incontrarmi. Io mi chiedo, quale youtuber, ditemi il nome di uno youtuber che va alle feste dei compleanni delle persone che lo seguono
e si fa tutti quei chilometri soltanto per stare alla festa di quella persona e vederla star bene. Che poi, ragazzi, noi non ci conosciamo. Io non conosco voi. Forse voi conoscete minimamente me, ma io non conosco voi. Però io so che a certe persone migliorerei veramente la giornata, le renderei un bellissimo compleanno con la mia presenza. Quindi, se voi mi dite che anche in questo caso io mi sono montata la testa facendo anche queste azioni, io non so veramente che dire. Con questo video volevo soltanto concludere dicendovi che io sono sempre qui, io sono sempre la stessa, non sono cambiata, non sono una Silvia diversa perché porto un cappello e ho dei capelli lisci. Io, ragazzi, sono sempre la stessa. Poi le persone che mi considerano sempre me mi fa tanto piacere, ma le persone che mi considerano che sono cambiata o che mi dicono no Silvia, smetto di seguirti perché tu non sei sempre la stessa, si vede che allora non mi conoscete abbastanza. Si vede allora che non avete molto capito io chi sia, non avete capito veramente che persona c'è dietro a Silvia Show. Detto questo, niente, io vi mando un bacione, mi sentivo veramente tanto di fare questo video. Fatemi sapere, non lo so, una vostra opinione su di me. Io, ragazzi, vi voglio veramente bene. Io vi voglio veramente, veramente. Io in questo momento non sarei qui, non avrei fatto tantissime cose, non avrei avviato progetti giganteschi se non ci fosse state voi. Quindi io, ragazzi, più che grazie non riesco a dirvi. Io abbraccerei tutti, mi farei tutta Italia. Ragazzi, io non vedo l'ora di organizzare eventi per girarmi tutta Italia pur di abbracciarvi tutti quanti e ringraziarvi uno per uno per quello che fate per me ogni giorno. Perché alla fine, ragazzi, io carico un video, però siete voi che mi date questa carica ogni volta di pubblicare un nuovo video, registrarlo e tutto. Quindi niente, spero che questo discorso più o meno per qualcosa sia stato utile. E niente, vi mando un bacio e ricordatevi che io vi voglio veramente bene. Detto questo, niente, qui da Silvia, e non da Silvi questa volta. Da Silvia è tutto.